Penso che dobbiamo dirci che l'Italia si è rimessa in moto dopo la più grande crisi del dopoguerra e che lo ha fatto innanzitutto per merito degli italiani. E credo che non dilapidare questo sforzo, questi sforzi, è il primo impegno che la politica, i governi che verranno devono assumersi. Sarebbe grave, irresponsabile mettere a rischio quello che si è raggiunto. Al contrario, alla prossima legislatura è il compito di proseguire l'impegno di tradurre questa ripresa di crescita economica in ricucitura delle lacerazioni sociali, in più lavoro, in riduzione delle diseguaglianze. Sappiamo che siamo all'inizio di questo percorso, che c'è molta strada da fare e che nell'agenda della prossima legislatura non possono mancare l'ambizione e le riforme. Guai a immaginare un futuro di piccolo cabotaggio per il nostro Paese.